è una scelta di politica industriale. Le risorse a livello mondiale sono assolutamente limitate, quindi c'è necessità da parte delle imprese, delle società in Europa, ovviamente in continenti dove le risorse naturali sono assolutamente importate da paesi extraeuropei, doverle gestire in maniera il più possibile prudente e razionale. E il problema è fondamentalmente normativo, perché poi alla fine dei conti il legislatore non riesce a realmente incentivare e adeguare l'ordinamento giuridico a queste necessità. Un esempio per tutti, il problema penale, il problema degli ecoreati. C'è una distorsione fortissima fra quello che è sostanzialmente la possibilità di un'impresa di poter riciclare rifiuti ai rischi che corre nel momento in cui lo va a fare. Allora, c'è un problema in generale nel rapporto fra scienza e diritto. È chiaro che in un momento così di regole tumultuose, di innovazioni così veloci, pensiamo da internet o insomma in generale a quello che è adesso la cyber economy, linea generale, o 5G o l'intelligenza artificiale, chiaramente il diritto fa fatica a stare allo stesso passo della tecnica. Allora, il diritto è uno strumento sufficiente per cercare di riequilibrare il rapporto fra i forti del mondo e deboli, non lo sappiamo, però al momento è l'unico che abbiamo.